È stata consegnata questa mattina la certificazione ISO 9001-2015 all'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ARNAS Garibaldi per la gestione degli studi clinici controllati di fase 1. L'oncologia medica della Garibaldinesima rappresenta non solo l'unica realtà siciliana in possesso dei requisiti per condurre sperimentazioni di ricerca clinica applicata iscritta nell'elenco dell'AIFA, ma anche la prima in Italia a guadagnare la certificazione per i requisiti clinici, gestionali ed organizzativo-strutturali nel settore della ricerca. Gli studi di fase 1 costituiscono il primo momento di sviluppo clinico di un farmaco sull'uomo. Trattandosi delle prime esperienze di utilizzo, la gestione dei pazienti arruolati in questo tipo di studi richiede un complesso organizzativo orientato alla cultura della ricerca, del governo del rischio clinico e della farmacovigilanza, oltre ad una forte integrazione tra i numerosi attori quali medici, farmacisti, data manager e infermieri di ricerca chiamati ad intervenire nel percorso clinico. La gioia per un riconoscimento così importante è la prima azienda ospedaliera, il Garibaldi, che ottiene un certificato di qualità, un riconoscimento di qualità che è anche un impegno a mantenere questa qualità in un settore delicato come l'oncologia medica, cioè per i malati di tumore. E il fatto che a Catania sia riconosciuto che c'è in questo campo una vera e propria eccellenza a un sindaco riempie d'orgoglio e di gioia per tutti coloro i quali sono malati di tumore e naturalmente sanno di poter contare su un'eccellenza. La seconda cosa che mi fa particolarmente piacere ovviamente è che in questa azienda ci si gioca una partita importante. Io ho preso l'impegno che appena sarà aperto il nuovo ospedale San Marco a Librino e il Vittorio Emanuele andrà lì e in parte al Policlinico, il centro storico della città non dovrà restare non presidiato. E quindi c'è un progetto bellissimo per realizzare un nuovo pronto soccorso qui a Piazza Santa Maria del Gesù e io lo seguirò personalmente e mi impegnerò con l'assessorato regionale perché siano riconosciute le risorse per avere un presidio di emergenza qui nel centro di Catania. Sì, oggi abbiamo ottenuto questo documento che vi mostro, spero che si veda, che è la certificazione ISO 9001-2015, quindi requisiti assolutamente peraltro nuovi e moderni, non solo per il Clinical Trial Center, una parola difficile per identificare, un fatto molto semplice, sono le sperimentazioni cliniche che escono dai laboratori, dai farmaci e che in oncologia vengono applicate ai pazienti. Oggi abbiamo ottenuto la sperimentazione clinica anche per la sperimentazione di fase 1, la certificazione per la sperimentazione di fase 1. È il primo momento in cui il farmaco uscito dalla sperimentazione in vitro e uscito dal laboratorio viene applicato all'uomo. Un grande passaggio che ci apre due grandi opportunità. La prima di fornire ai nostri pazienti una speranza di terapia che prima non avevano, perché questi farmaci avranno ancora un percorso molto lungo prima di arrivare in produzione. Quindi ci sono dei pazienti nella fase terminale, grave della loro malattia, e possono avere una speranza di vita diversa. La seconda è di dare una certificazione a tutti i percorsi e quindi un innalzamento della qualità dell'assistenza in tutta l'azienda. E poi finalmente riusciamo ad agganciare il grande flusso dei finanziamenti privati. Ci poniamo infatti come interlocutori commerciali, per la prima volta l'ente pubblico entra in partnership con le aziende farmaceutiche, le aziende private, andando ad aggredire un mercato che fino ad oggi è stato esclusivo appannaggio di Germania, Francia, Belgio, Stati Uniti. L'Italia ha lasciato per troppo tempo il mondo delle sperimentazioni cliniche e dei grandi investimenti delle aziende farmaceutiche in mano alle aziende estere. Oggi la Sicilia, Catania, il Garibaldi si pone come un punto in cui con garanzia, grazie alla certificazione dei percorsi, possiamo proporci con le massime garanzie di sicurezza e di rischio assolutamente sotto controllo ai interlocutori commerciali, intercettando grandi flussi finanziari. Un riconoscimento che premia l'attività di tutta un'azienda ospedaliera, attività che si svolge nell'arco di molti anni e che se noi volessimo quantificare con dei numeri di rapida comprensione potremmo citare i 2000 interventi chirurgici l'anno per patologie tumorali, di cui almeno 400 per patologie del colon e del retto, oltre 150 per tumori polmonari, oltre 250 interventi l'anno per tumori della mammella. Ho i numeri dell'oncologia medica che io ho l'onore di dirigere, oltre 900 ricoveri l'anno e oltre 11.000 trattamenti somministrati a pazienti oncologici nell'arco di un anno. Ecco, su questo terreno che noi ritenevamo essere fertile,
anche per una tendenza a fare attività di ricerca oramai consolidata nel tempo, abbiamo inteso iniziare e concludiamo appunto con la consegna di oggi, della certificazione di oggi, un percorso di accreditamento di qualità per poter svolgere studi clinici di fase 1. Gli studi clinici di fase 1 in ambito oncologico sono il primo momento di sviluppo clinico di un agente farmacologico e rappresentano il passo ineludibile, senza il quale nessun farmaco arriverebbe mai ad essere registrato, perché nessun farmaco potrebbe mai essere testato per la propria efficacia se non fosse passato prima da uno studio di fase 1.